siamo qui e invochiamo insieme lo Spirito Santo con il canto delle preghiere. Francesco Vescovo,
servo dei servi di Dio, al diletto figlio Ciro Flanelli, eletto vescovo di Melfi da Polla Venosa, dal clero della diocesi di Lucera Troia, dove finora è stato vicario generale e parroco, salute l'apostolica benedizione. Dovendo provvedere a scegliere il nuovo pastore della chiesa di Melfi da Polla Venosa, resasi vacante dopo la rinuncia del vescovo Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Tudisco, udito il parere della congregazione per i vescovi, in forza della nostra potestà apostolica, abbiamo ritenuto te, diletto figlio, degno di reggere quella chiesa, in quanto unito delle dovute doti ed esperto in teologia morale e nelle realtà ecclesiali. Noi dunque, dalla cattedra dell'Apostolo Pietro, solleciti al bene di tutto il gregge del Signore, con la nostra suprema autorità apostolica, nominiamo te, vescovo di Melfi, la Polla Venosa, con i dovuti diritti e gli obblighi connessi. Ti concediamo di poter ricevere l'ordinazione episcopale fuori della città di Roma, da qualsiasi vescovo cattolico, dopo che siano state osservate tutte le prescrizioni liturgiche e avendo premesso la professione di fede cattolica e il giuramento di fedeltà a noi e ai nostri successori secondo i sacri canoni. Disponiamo inoltre che questa nostra lettera sia resa nota al clero e al popolo della diocesi. Ti esortiamo ad accoglierti con gioia e a mantenersi sempre uniti a te. Infine, diletto figlio, svolgi il gravoso ufficio dell'Episcopato in modo tale che i fedeli che ti sono stati affidati continuino a crescere ogni giorno nella fede, nella speranza e soprattutto nella carità, regina di tutte le virtù. La pace e la luce di Cristo, con la intercessione della Beata Vergine Maria, siano sempre con te e con la carissima e storica comunità ecclesiale di Melfi da Polla Venosa nella diletta Italia. Dato a Roma presso San Pietro il 4 agosto dell'anno del Signore 2017, quinto del nostro pontificato, Francesco.
Non si può perciò non partire dal sempre inedito passaggio del Signore nella vita dell'uomo, per evidenziare il mai scontato primato della fede nella vita della Chiesa e degli uomini di Chiesa. La chiarezza che emerge dalla divina parola e dalla stessa vita umana raggiunta da questa parola impedisce di cadere nella tentazione degli accademismi e nel devozionismo furbiante che ne è in certo qual modo il frutto. In questi giorni mi sta venendo in mente con molta frequenza l'augurio forse più bello che mi fu fatto neppure un anno fa: cerca di restare quello che sei. Non nasconderti negli incensi delle cerimonie, non mascherarti nei pandamenti da personaggio, non diluirti nell'accavallarsi degli impegni. E l'invito a augurare che passo a te, Don Ciro. Resta te stesso. Resta quello che sei, o meglio, parti e riparti sempre da quello che sei. Il Signore così ti ha guardato, così ti ha scelto, così Egli ti ha costruito. Questa è la piattaforma esistenziale, certamente da purificare, ma anche da assumere cordialmente, con la quale riconciliarsi e nella quale ricominciare di continuo. La riconciliazione con la propria storia personale è indispensabile per la vera crescita nell'amore di Cristo e per l'annuncio efficace del suo nome. Necessariamente da qui si deve partire per continuare il cammino di santità che il Signore ti chiede attraverso il ministero, in mezzo ad un popolo che è certamente nuovo per te, ma che è anche un'ulteriore epifania del popolo di Dio che finora hai servito con competenza e dedizione. La cura e l'amore per le parole mi suggeriscono intanto un po' di etimologia. Che cosa significa la parola Nestore? Chi è Nestore? Nella prima lettera di Pietro viene presentato il vescovo per eccellenza, colui che per la ragione merita di essere chiamato eccellenza. Viene presentato a Gesù Cristo, che per il suo passaggio attraverso la croce è il vero e unico pastore e guardiano, episcopo, di quelli che appartengono a Dio. Non c'è dunque nessuna santità se tu, Signore, vai lontano e tiri la tua mano. Nessuna sapienza giova se tu smetti di governare. Nessuna fortezza vale se tu cessi di sostenere. Invitazione di Cristo. L'illusione dell'onnipotenza e della onniscienza e a portata di mano. Non va mai dimenticato che la nostra vera dignità consiste nel riferirci e nel riferire tutto a Gesù Cristo, alla sua persona, alla sua missione. Il popolo di Dio, direbbe il Papa, ha il fiuto di Dio, sa dunque smascherare l'incantatore bugiardo, sa difendersi dal prete della moda, sa cogliere lo spirito mondano che espone, specialmente noi consacrati, al ridicolo e dunque al disprezzo. La prima legge esorta i pastori a pascere il gregge di Dio, sorvegliandolo, non costretti ma volentieri, come piace a Dio. Non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come tu, padroni del gregge, a voi affidato, ma facendovi modello. Il vescovo è dunque
guardiano, custode, sorvegliante. Chi guarda e custodisce? Chi deve sorvegliare? La nostra riflessione si fa davvero molto concreta, perché riguarda la concreta consistenza delle persone. Con un gioco di parole potremmo dire: il vescovo è una persona che tratta con persone, si interessa di persone in una comunità di persone radunate dalle divine persone. La sua dignità episcopale consiste e si realizza innanzitutto nello spendersi per ciò che è davvero essenziale per le persone a lui affidate ed anche per lui stesso in quanto persona. Il vescovo non tratta di cose, fossero anche di cose preziose. Egli non è un dirigente d'azienda. Dio ti guardi, Don Gino, dal mito dell'efficienza. Il Signore Dio ti preservi dalla frenesia mercantile e dalla idolatria del funzionalismo. Ti conceda piuttosto un cuore saggio ed intelligente, abbiamo ascoltato nella prima lettura, e ti renda fedele annunziatore di lui, che è il Dio con voi, testimone qualificato del crocifisso risorto, segno visibile e oserei dire carnale di colui di cui attendiamo la venuta finale e gloriosa. Non l'efficienza dunque, che dice tanto del proprio Dio, ma l'efficacia, che ha il sapore e il vigore della figura incondizionata al Signore e all'opera sua. Orbene, da quando si riceve la notizia della nomina, si è spinti oltre e innanzi, in un deciso balzo d'amore. Si esperisce uno scatto di fraternità a paternità e di amorosa responsabilità verso la Chiesa a cui si è mandati. E la si guarda con un certo timore, misto a tenerezza, quasi come a una figlia di cui ci si sente già in qualche modo padre. La si contempla quasi come una sposa di cui ci si comincia ad innamorare. Inizia un cambiamento molto profondo. Ci si scopre capaci di un arricchimento di cui ci si riteneva sprovvisti, di una tenerezza di cui non si immaginava neppure la dolcezza, di una forza di cui si era incapaci, di una dilatazione d'animo mai conosciuta. E in questo miscuglio di buone possibilità incalza la domanda, forse diatonica, ma reale, dettata dalla paura: sarò all'altezza del compito che mi viene affidato? Dico subito a te, Lucio, che è tecnicamente impossibile essere all'altezza. Ma ti dico anche che la grazia divina, pur solo sfiorandola, ti darà coraggio, amore, forza, ampiezza di sguardo e di cuore. Sta dunque tranquillo. Il Signore certamente ti condurrà dove tu non vuoi, ma ti porterà anche dove tu non immagini neppure. Le difficoltà ti saranno compagne quotidiane, questo è certo. Così come è ancor più certo che le gioie della fedeltà saranno ben maggiori delle difficoltà. Getta perciò nel Signore ogni preoccupazione, perché Egli ha cura di te, così come ha cura di tutte le sue creature. Il vescovo viene messo, per così dire, come su un candelabro. Egli non si appartiene, in quanto appartiene totalmente a Gesù Cristo e alla Chiesa. Il vescovo è messo a parte, consacrato per il Signore, perché questi ne faccia dono alle persone di cui la Chiesa si compone, e quelle persone che la Chiesa gli affida
didattica della Chiesa intera. Come tutti i credenti, e forse più di tutti, il Vescovo è chiamato ogni giorno dunque alla conversione e ad una conversione radicale. La prima lettera di Pietro parla, dice così: siete stati convertiti, come deciso cammino della umiltà, dell'intelligenza e degli affetti. La parola umiltà viene da humus, terreno, e richiama un esercizio difficile, ma anche indispensabile, perché esercizio di realismo e manifesto. L'umiltà fa stare con i piedi per terra, impone di non camminare in vano né a vuoto. L'umiltà richiama la terra ed anche la fecondità della terra. L'umiltà permette così di tenere gli occhi rivolti al cielo per non perdere di vista il fondamento e la meta dei giorni, ed assicura per l'aridità della terra la fecondità dei cieli, con i piedi per terra e con gli occhi rivolti al cielo comunque, senza inganni e autoinganni, nella verità della propria umanità ferita e risanata. Il Vescovo perciò si guarderà bene dalle tentazioni dell'autoreferenzialità e dall'invidia conseguente. E poi egli non penserà, né mai dirà, sono un uomo a nulla, perché anche questo non è vero, è piuttosto strizia o addirittura presa in giro di chi ascolta. Il Vescovo non temerà di prendere decisioni impopolari, né cederà il ricatto più o meno larvato dei furbetti di turno. Egli neutralizzerà con rigore, se necessario, gli agguati dei professionisti del fatto e del sospetto. Come? Apprezzando la lealtà delle persone sincere e facendo attenzione in lui stesso e negli altri alla veracità del cuore e del linguaggio, ed anche alla prassi salutare della buona educazione. Come tutti, il Vescovo porta nel cuore delle ferite e delle paure su cui vigilare, ma anche un sacco di cose belle da condividere. Sarà perciò necessario saper difendersi il più possibile dalla contante debolezza della volontà sdominante, con gli abbagli dell'ambizione. Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita nobile, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Come ogni cristiano, il Vescovo non è mai solo, sente e vuole della compagnia del suo Dio e Signore, e dunque ha sapore del brivido di sapersi nelle mani di colui che guida la storia di tutti e di ciascuno. Il Vescovo sta davvero al suo agio nella compagine ecclesiale, anche per i legami strutturali di comunione e di solidarietà che in affetto collegiale lo legano e lo collegano al Papa e agli altri Vescovi nella cattolicità della Chiesa. Con l'ordinazione d'ingresso il Vescovo assume il triplice onus, il triplice ufficio, comandante, di insegnare, governare, santificare. Egli è innanzitutto il servitore del Vangelo. Perciò il Vescovo è uomo del silenzio e della sua. Nella sua giornata non deve mai mancare il tempo per scrutare le scritture e alla luce di esse cogliere il panarsi della storia, ben sicuro che questo non è tempo sottratto alla missione, ma è tempo indispensabile proprio per la missione. Di conseguenza il Vescovo sarà disponibile ad ascoltare la voce spesso dolorante di chi si rivolge a lui e darà spazio ai poveri di ogni specie, da quelli che chiedono pane a quelli che chiedono speranza. Egli nutrirà di magnanimità il suo sguardo
perché l'orizzonte si dilata alle dimensioni del mondo e colga il grido degli scartati della terra insieme ai semi aperti, sparsi e svolti in piedi della vicenda umana. Il Vescovo è chiamato al governo della Chiesa particolare, a cui è mandato, e in comunione con il Papa e con il Collegio Episcopale, alle necessità della Chiesa intera. La sua autorità ha come regola l'autorevole e liberante autorità di Gesù, che è venuto per servire e non per essere servito. Il governo, il compito di governo sarà esercitato con la pratica convinta della prudenza, che è la virtù tipica di chi è sostituito in autorità. Con essa si coglie il bene in tutto il suo splendore e lo si attua nel modo massimamente possibile nell'estrema complessità del reale, anche con la creatività della sapienza e l'audacia della profezia di chi non ha tornaconti individuali o corporativi da difendere, ma è tutto preso dall'interesse per il regno di Dio. Il Vescovo ha ancora il compito di santificare, cioè di tenere costantemente vivi i contatti con la Chiesa celeste. La liturgia rappresenta il luogo privilegiato del contatto con i santi e con i santi. Nelle azioni liturgiche, specialmente in quella eucaristica della domenica, il Vescovo porta le gioie e le speranze, le sofferenze e i dolori della sua gente e dell'umanità intera. Egli entra in pazienza davanti a Dio, in quanto uomo autentico di preghiera, e non potrebbe essere altrimenti. Questi è l'amico dei suoi fratelli, colui che innalza molte preghiere per il popolo e per la città santa, direbbe Maccabeo. Così, se si vuole un buon vescovo, bisogna dare il tempo necessario alla preghiera. Direi anche dallo studio. Ma fermiamoci. Il triplice munus episcopale si potrebbe oggi riassumere nella parola sinodalità. Una parola che non significa imbastire un sinodo a tutti i costi, ma una parola che indica vivere il camminare insieme, che essa significa. Dire sinodalità significa riflettere lo spirito e il metodo del Concilio Vaticano II, che riconosce in ogni battezzato la dignità di figlio di Dio e di vocato alla santità, dunque di piena cittadinanza nella Santa Chiesa, non esclusa la responsabilità primaria della evangelizzazione che a vario titolo raggiunge e coinvolge tutti quanti noi. Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa nel terzo millennio. Quale tipo di vescovo dunque per la Chiesa il mondo di oggi? Mi sembra che potrei concludere dicendo che al vescovo viene chiesto di essere un uomo integro ed onesto, un uomo vero che ogni giorno alla sequela di Gesù impara ad essere un vero uomo credente. Non cito, sii un uomo ad edificazione, un uomo che costruisce, sii un credente che si trova a suo agio nell'articolata armonia ecclesiale. Sii un pastore secondo il cuore del Signore Gesù. Il mondo ne ha bisogno, la Chiesa ne ha bisogno, la tua stessa vita ne ha bisogno. Avanti allora con coraggio, preghiera e augurio.
L'antica tradizione dei santi padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo, sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Vuoi, fratello Cristo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Puoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo Gesù? Sì, lo voglio. Puoi custodire il tuo integro il deposito della fede secondo la tradizione conservata sempre e comunque nella Chiesa fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei vescovi, sotto l'autorità del successore del beato apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Puoi prestare fedele obbedienza al successore del beato apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Puoi prenderti cura un amore di madre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e gli altri tuoi collaboratori nel ministero guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Puoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi come buon pastore andare in cerca della pecora sparita per riportarla all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Puoi pregare senza mai stancarti Dio onnipotente per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda questo nuovo evento la ricchezza della sua grazia per il bene della Santa Chiesa. L'uomo si metta in ginocchio. Thank you.
tenza della tua benedizione, perché